questo autovelox è stato tolto perché durava 6 mesi il provvedimento di autorizzazione, quindi era già previsto che durasse per 6 mesi. Nel frattempo più giudici di pace, quindi più persone, hanno emesso sentenze, le ultime in questi giorni, che hanno annullato le sanzioni appunto emesse dal Comune di Pescara e addirittura in alcuni casi hanno condannato il Comune a pagare le spese legali. Questo vuol dire che chiunque ha messo mano dall'esterno a questo provvedimento ha visto che fa acqua da tutte le parti. Ricordiamo che già nel mese di maggio addirittura il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva giudicato come inadeguato questo strumento. Ogni giudice di pace che appunto è stato chiamato nel merito ha emesso sentenze dello stesso tenore. La cosa molto grave è che a questo punto il Comune, anziché rendersi conto di aver fatto un enorme pasticcio su circa 25.000 persone, sta impugnando queste sentenze avverse portando le persone in tribunale, quindi costringendole a pagare anche l'avvocato, sicuramente per costi più alti rispetto a quanto costa un ricorso a giudice di pace. Questo vuol dire accanirsi nei confronti dei cittadini di fronte ad un provvedimento che tutti hanno giudicato estremamente ingiusto, ma anche a questo punto non legittimo, perché lo dicono a questo punto le sentenze dei giudici di pace. Quindi qual è la vostra proposta, se c'è in questo momento una proposta del centro-sinistra? Ma loro devono chiedere scusa, perché hanno portato davvero tante persone in difficoltà e le stanno portando in tribunale, nonostante tutti dicano il contrario. Quindi dovrebbero almeno chiedere scusa, evitare di portare le persone in tribunale, prendere atto di un enorme fallimento da questo punto di vista e, ripeto, chiedere scusa, perché ancora si stanno trascinando gli effetti di questo provvedimento che fa acqua da tutte le parti.